Ve l'abbiamo detto e ve lo continuiamo a ripetere che il crudismo sembra quasi una magia. Questi sono i nostri burger con le nostre batatine crudisti. Sono davvero buonissimi. Assolutamente da provare. Sono buonissimi da soli o in accompagnamento. Gli ingredienti che ci serviranno sono questi: 120 g di patata dolce, 50 g di cavolfiore, mezzo porro fine, 20 g di barbabietola e mezza costa di sedano. 40 g di pomodori secchi che ho reidratato in acqua per qualche ora, 2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie e 1 cucchiaio di cuticola di psiglio, del prezzemolo fresco, 15 g di canapa, della noce moscata, del pepe e quello che ci servirà come strumento invece è il nostro mixer con la lama d'esse, dentro il quale vado a mettere tutti gli ingredienti. Chiudo e vado a frullare. Il composto che abbiamo ottenuto ha questo colore e questa consistenza. Andiamo a formare i nostri burger che dovranno essiccare. Andiamo a prendere quindi una teglia dell'essiccatore ricoperta da carta forno, un coppapasta rotondo e andiamo a mettere all'interno l'impasto. Le dosi servono per due burger molto molto grandi. Livello per bene e vado ad essiccare per almeno 6-7 ore. Per le patatine invece ci serviranno questi ingredienti: mezza patata dolce che ho tagliato proprio a forma di patatine fritte, ha tantissime proprietà nutritive, dovete assolutamente scoprirla se non la conoscete. E poi andiamo ad utilizzare delle erbette: prezzemolo, rosmarino, alloro e salvia. Una vera bontà. Condisco poi tutto con olio, sale, pepe e metto in essiccatore per qualche ora. Metto anche dell'aglio. Dopo l'essiccatura, ecco i nostri burger. Li ho girati una volta. Sono davvero profumatissimi, hanno una consistenza pazzesca. Ed ecco anche le patatine, che rimarranno sempre un po' croccanti, ma si saranno ammorbidite e avranno assorbito tutti i sapori delle erbe aromatiche. Buonissime. Guardate che colore. Sono buonissime anche da sole, ma in abbinamento ai burger sono assolutamente perfette. Un piatto salato raw, completo e gustoso. Provare per credere. Alla prossima ricetta con Peace and Raw!